L'accorpamento delle prefetture, cardine della riforma Madia per quanto concerne la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato sul territorio, ha suscitato polemiche e malumori. I sindacati di polizia si erano già detti contrari a questa riforma nell'incontro in Viminale, il 10 settembre, con il vice capo della polizia Matteo Piantedosi. In un momento così critico per il paese, piegato dall'emergenza immigrazione e da una politica in materia di sicurezza di sempre più difficile gestione, fanno sapere dal SAP, il sindacato autonomo di polizia, l'accorpamento delle prefetture fa pensare ad una volontà di arretramento dello Stato dal territorio. Si spinge più avanti Gianni Tonelli, segretario generale del SAP, arrivando ad accusare il governo di preferire ingiusti tagli sui presidi territoriali piuttosto che sulla già complessa macchina burocratica centrale. Simone Faggi, vice sindaco di Prato, città che dovrebbe vedere la propria prefettura accorpata a quella di Pistoia, si è detto scettico circa questo aspetto della riforma Madia. Noi siamo convinti che i presidi territoriali governativi decentrati siano fondamentali per garantire un territorio come il nostro, così complesso, con delle complessità che sono paragonabili a un capoluogo di regione, debbano restare. Dal nostro punto di vista siamo molto scettici ad ogni soluzione di allontanamento degli edifici territoriali dalla nostra realtà. In Toscana i malati di demenza e in particolare d'Alzheimer sono circa 84.000 e secondo alcune previsioni effettuate dall'AIMA nel 2030 si arriverà addirittura a 115.000 casi, colpa del progressivo invecchiamento della popolazione. Firenze, ad esempio, è la seconda città più anziana d'Italia con il 27% degli abitanti over 65 ed è proprio per il fatto che i toscani invecchiano sempre di più che in occasione della 22esima giornata mondiale dell'Alzheimer il Consiglio regionale insieme alla Fondazione Italiana Leniterapie e all'Associazione delle Pubbliche Assistenze ha deciso di organizzare tre incontri sul tema del fine vita, incontri che si terranno il 28 settembre, il 2 di ottobre e il 17. Al secondo di questi appuntamenti, che si svolgeranno a Scandicci, parteciperà anche Giuseppe Englaro, padre di Eluana. Noi non vogliamo portare nessuno su nessun tipo di decisione, le decisioni sono di ognuno di noi, questo è un campo assolutamente privato in cui secondo me anche una legge è abbastanza complessa perché riguarda l'individuo e quindi è la parte più intima di noi. Chi invece sostiene la necessità di intervenire anche con una legge dello Stato è la consigliera regionale del Partito Democratico Monia Monni, secondo cui ci sarebbe bisogno di affrontare l'argomento al di là di ogni ideologia e soprattutto provare anche a rimettere mano a un sistema di servizi molto complesso che deve trovare una sua compatibilità, un suo punto di equilibrio fra i costi e il rispetto della dignità della persona e delle sue scelte anche in questa parte finale della sua vita. Il che significa studiare percorsi d'accompagnamento in collaborazione con il terzo settore e fornire ai malati tutti gli strumenti per una scelta consapevole. Analizzato del Bologna, che non sarà un Bologna che difende bene, comunque non tanto chiuso come abbiamo trovato in altri avversari. Cioè è un Bologna che ha anche altri argomenti e che ha bisogno di fare risultato. Per questo che sta crescendo, l'ultima partita ha vinto, per questo anche la positività di affrontare un avversario importante come siamo noi, per questo aspetto sicuramente anche un Bologna che vuoi creare difficoltà. Mario ha avuto un'abitudine di giocare in un gioco completamente diverso di quello che è Italia e quello che è richiesto per lui. Comunque l'uomo mercato è stato Savage, non è stato Mario Suarez. Deve dividere le cose. E dopo continua a dire, è un giocatore importante, ha delle caratteristiche importanti per questa squadra, è un giocatore che si sta abituando, sta crescendo, che sta interagendo, intelligente per capirci delle cose, cioè come tutti, in un progetto nuovo come abbiamo stato a parlare, cioè anche lui ha bisogno del suo tempo. Giuseppe è pronto per giocare, può giocare sempre, ma dobbiamo esserci anche pronti noi a capire che lui è in una fase di riabilitazione calcistica.